Grazie a Rosanna Laraia e Corrado Carruba, un tema che nonostante sia dibattuto da molti anni è sempre affascinante, devo dire la verità. E continuiamo con le relazioni, poi daremo lo spazio agli interventi e al dibattito. Chiude le relazioni del pomeriggio l'intervento di Giorgio Assennato. Presidente, mi ridai il programma che ti sei preso? Ah no, eccolo, ce l'ho qui, grazie. Intervento di Giorgio Assennato che ci parla del convegno che abbiamo tenuto il 31 marzo e il 1 aprile a Brindisi, molto interessante, ambiente e salute nelle attività del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, esperienze, nuove sfide e proposte operative. Grazie Giorgio. Grazie Stefano, innanzitutto desidero ringraziare tutte le colleghe e i colleghi che hanno partecipato al convegno di Brindisi, più di 350 iscritti, molti non registrati, cifra assolutamente al di là di qualsiasi rosea aspettativa. Desidero ringraziare Ispra per averci concesso di fare questo convegno su un argomento caldissimo, che ha moltissime sfaccettature. L'evento, per fortuna, devo lodare Arpa Emilia Romagna che sulla sua rivista Ecoscienza ha dedicato ampio spazio con delle relazioni. Alcuni dei relatori di questo convegno hanno anche pubblicato un breve intervento sulla rivista Ecoscienza. Questo vi invito a leggerlo perché oggettivamente sono approfondimenti che è difficile sintetizzare in una presentazione che necessariamente deve essere breve, anche perché le problematiche estremamente complicate, riguardando il titolo, per esempio, oggi mi è venuto da riflettere sul fatto che il titolo di questa difficile convivenza tra ambiente e salute, che persino in alcuni momenti è stata percepita come un ossimoro quasi quanto ambiente e lavoro. E, diciamo, qui non c'è la parola salute, l'aggettivo umana che avrebbe dovuto qualificare questo convegno, e in qualche modo riflettendo una qualche impostazione antropocentrica che probabilmente ci portiamo appresso per effetto di scie, di code, di ideologie dell'Ottocento, del Novecento, dominanti, il liberismo, il marxismo, oppure tradizioni religiose millenarie delle religioni monoteiste fondate sulla antropocentrismo e di cui dobbiamo fare i conti ancora. Vedevo un sondaggio in Italia sulla percentuale degli evoluzionisti verso i creazionisti, sono praticamente alla pari ancora del 2014. Quindi questo è importante da considerare come scenario di riferimento. E dico questo perché questa è una tematica complicata. Complicata perché, e lo dico da docente di medicina che dal 2006 dirige un'ARPA, quindi, perché sono mondi complessi, sono molti, mondi molto complicati, spesso irriducibilmente contrapposti, quindi questo per ragioni di egemonia culturale, anche per l'egemonia culturale, anche per la tradizione storica dell'appartenenza di molti, per esempio, di colleghi del sistema agenziale a un mondo, quello della sanità, da cui il sistema agenziale, come abbiamo visto, proviene, in cui l'egemonia medica era particolarmente soffocante e certamente non consentiva il pieno dispiegarsi di competenze e di prestazioni propriamente ambientali. Abbiamo visto oggi nella relazione che ancora oggi il 40%
delle prestazioni di laboratorio del sistema agenziale è dedicato alla sanità, e che per qualcuno potrebbe essere legittimamente una percentuale troppo alta, e per qualcun altro potrebbe essere una percentuale scandalosamente bassa. Diciamo, è un dato di fatto, c'è un rapporto dialettico difficile tra tra le istituzioni che occupano questi mondi, per ragioni storiche, psicologiche, che rende difficile il dialogo. Una delle cose più importanti, forse la più importante, è il fatto di aver avuto noi la sensibilità di organizzare un evento del genere chiamando i esperti degli altri mondi, quindi della sanità, dell'Istituto Superiore di Sanità, di ASL, del CNR, dell'università, e a confrontarsi con la nostra esperienza su questa complicatissima tematica. E la tematica è complicata dal fatto che purtroppo la percezione del rischio delle popolazioni è fondamentalmente antropocentrica, è tutta orientata sui rischi sanitari. In qualche modo, paradossalmente, gli ambientalisti tradiscono una cultura profondamente antiambientalista nel momento in cui pongono al centro problematiche legate al rischio sanitario e unicamente al rischio sanitario. E ripeto, per chi come me è passato attraverso un'elaborazione critica, il mio punto di riferimento ideale nei decenni della mia formazione è stato il principio di Protagora dell'uomo che misura di tutte le cose. E questo ovviamente deve essere riletto e rivisto, però oggettivamente è ancora così. Ieri sono stato al convegno a Taranto dell'Associazione Italiana Registri Tumori e ho lamentato il fatto che in quel convegno ci fossero due sessioni, un seminario satellite, un'intera sessione, praticamente due terzi del convegno, dedicato alla problematica ambiente e tumori, e c'erano solo epidemiologi dei tumori, non c'era nessuno del mondo delle agenzie o comunque di cultura legata alla problematica dei monitoraggi ambientali. Quindi qualche cosa che riflette una arretratezza grave di tipo culturale, di autoreferenzialità gravissima nel momento in cui si vuole dare risposte a problemi reali della popolazione. Perché poi questa soggettività si traduce poi in comunicazioni assolutamente difficili da controllare. Stamattina mi ha chiamato l'assessore all'ambiente della mia regione, quale era terrorizzato per il fatto che in seguito al convegno dell'AIRTUM di Taranto, su molti giornali c'era scritto titoli: 4.000 casi di tumori a Taranto nel triennio 2005-2007 o 2006-2008, e questa notizia è oggettivamente catastrofica. E il problema è che per questo è vero che l'uomo è la misura di tutte le cose, perché l'uomo fa passare questo messaggio, in questo caso il giornalista, fa passare il messaggio dando ovviamente implicitamente l'informazione scorretta che quei 4.000 casi siano tutti casi attribuibili all'inquinamento industriale, magari tutti all'Ilva. In realtà sono tutti i 4.000 casi registrati a Taranto, e si fa fatica poi a dire: guardate che il vero eccesso è del 7% nelle donne, dell'11% dei maschi rispetto al tasso regionale nazionale, un po' più alto rispetto a quello della regione Puglia, ma comunque sempre nell'ordine di grandezza del 25-30%, che è alto, perché evidentemente il fenomeno c'è, però se uno interroga i cittadini di Taranto, loro sono convinti di avere i tassi di incidenza più alti del mondo, e questo per effetto di una nostra difficoltà, nostra del sistema integrato delle istituzioni ambientali e sanitarie,
a comunicare correttamente in un mondo che oggettivamente sembra essere un po' refrattario rispetto alla corretta informazione. Io, fatta questa premessa, vi presento la struttura del convegno, che, come ho detto, aveva come una presenza, diciamo, mista, di tanto mista che c'è stata pure la rappresentazione singolare del Presidente della Regione associato al Procuratore Capo di Brindisi. Il Procuratore Capo di Brindisi ci ha fornito una lettura abbastanza interessante e anche corretta del ruolo che è marginale che dovrebbe avere in condizioni fisiologiche la magistratura e che non ha, dal punto di vista soggettivo, per il fatto che le problematiche non vengono affrontate correttamente a livello amministrativo, per cui sboccano e diventano di competenza della procura penale. Questo è anche questo un punto di vista, diciamo. Poi c'è stata la lezione introduttiva del direttore di Ispra, seguita da un mio intervento sulla specifica situazione, e poi tutta una serie di interventi sui siti contaminati. E qui oggettivamente questa sessione ha illustrato sostanzialmente il bicchiere pieno, perché su ambiente e salute nei siti contaminati le istituzioni ambientali e sanitarie hanno prodotto un'attività molto rilevante, sia individualmente sia in modo integrato, e queste diverse relazioni illustrano i prodotti. Quindi qui siamo in una situazione in cui anche le criticità sono state gestite in modo integrato, in modo adeguato rispetto alla complessità, e mettendo quindi in filiera le istituzioni ambientali e sanitarie, cosa che oggettivamente non sempre si verifica. Una sessione ha riguardato le problematiche delle aree a rischio ambientale dal punto di vista epidemiologico, e quindi i dati del progetto Sentieri, che sono stati riportati ieri nella analoga sessione a poche decine di chilometri di distanza da Brindisi, cioè a Taranto, nel convegno dell'Airtum, e qui appunto la tabella evidenzia gli eccessi di mortalità per cause di morte. Si vede che l'ordine di grandezza dei SIN, è ovvio che in tutta Italia non tutti i SIN hanno l'impatto sanitario di Taranto, e quindi se voi vedete la mortalità per tutti i tumori, l'eccesso nel 5% nei maschi, il 9% nelle donne, quindi un eccesso ovviamente inferiore, questo alla mortalità, rispetto a quello osservato a Taranto, in cui l'impatto sanitario è maggiore. Questi sono gli studi e le evoluzioni del progetto Sentieri, che sta andando muovendo verso la valutazione di soggetti ad alto rischio, in particolare la mortalità infantile, che presenta la caratteristica ovviamente di una minore latenza rispetto alle patologie tumorali, soprattutto i tumori solidi dell'adulto, per cui più rilevante associare ad esposizioni recenti, ancorché non recentissime. Questo va considerato se si considera, per esempio, sempre in realtà tarantina, che l'eccesso di rischio maggiore è per tumori pleurici, che ovviamente sono frutto dell'esposizione 30-40 anni precedente ad amianto, ancorché la coda continui e purtroppo ad essere prevista anche in futuro. Importante è stata la relazione della direttrice, del direttore tecnico di Arpa Campania, Marinella Vito, che ha mostrato, ecco, in questa slide appunto, l'accoppiamento tra dati sanitari e dati sulle caratteristiche delle discariche presenti nell'area, e tutta una serie di approfondimenti rilevanti, come pure l'esperienza della Valle del Sacco, che qui è illustrata
dal punto di vista, diciamo, dell'esperienza epidemiologica che nella relazione su ecoscienza e viceversa illustrata dal punto di vista dell'esperienza dei colleghi del Palazzo. E sintetizzo, per non tediarvi eccessivamente, anche perché conoscete bene, sono tutti contributi conoscitivi, tutti oggettivamente importanti per quanto riguarda la problematica dei SIN. Questa è la valutazione della mortalità nell'area prospiciente allo stabilimento siderurgico di Servola a Trieste, che il collega Daris ha mostrato. Anche questo frutto di integrazione tra componente virtuosa, tra istituzioni ambientali, l'ARPA del Friuli, e istituzioni sanitarie, anche istituzioni accademiche, quindi una interazione virtuosa. Quindi oggettivamente questa slide mostra in modo chiaro la sinergia, da un punto di vista metodologico molto, molto importante, la sinergia tra l'epidemiologia e la componente, diciamo, di nostra competenza, che è volta inserita nella catena logica del risk assessment, quindi partendo dall'inventario delle emissioni, modellistica, stime di concentrazioni al recettore e stime poi del rischio cancerogeno e non cancerogeno. Questa è evidente qui che questa componente prevalentemente è di interesse e di competenza delle istituzioni sanitarie essenzialmente, mentre quest'altro braccio è ovviamente largamente di competenza del sistema agenziale. E se è possibile definire in modo così bianco e nero le aree di competenza, cosa che non sempre è possibile fare. Questi sono i dati, rileva poco il dato euristico del risultato, quello che rileva è la metodologia integrata di attività, perché è più complicato, viceversa, il giorno successivo, le due sessioni della mattina e del pomeriggio sulla tematica in cui il bicchiere non è affatto pieno, ma il bicchiere è vuoto, è gravemente vuoto, cioè la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitaria nelle autorizzazioni ambientali. Il titolo qui è particolarmente azzeccato, nel senso che corregge i titoli sbagliati che sono stati purtroppo, io in quella sede l'avevo fatto anche in precedenza, ho fatto pubblicamente mea culpa perché ho la responsabilità personale del termine valutazione di danno sanitario inserito nella legislazione regionale pugliese prima e poi ripreso tal quale nel decreto ministeriale Balduzzi-Clini per impianti industriali di interesse strategico, cioè per ILVA, in questo momento. E penso anche per l'inceneritore di Acerra, anche se non sbaglio, sono due gli impianti di interesse strategico. Perché la valutazione, il termine valutazione danno sanitario, termine equivoco, che fu introdotto perché, l'ho spiegato anche durante l'audizione alla Commissione Ambiente della Regione, Confindustria Puglia eccepì sul fatto che la parola valutazione di impatto sanitario si riferiva, diciamo, per convenzione al parallelo sanitario della valutazione ambientale strategica e quindi la valutazione dell'impatto, quindi sulla salute dei piani e progetti secondo il principio della salute in tutte le politiche. E allora per evitare di entrare in battaglie di tipo nominalistico proposi il termine valutazione di danno sanitario, che viceversa deve essere sostituita da questa terminologia, la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario nelle autorizzazioni ambientali. Questo indica il contesto, che è molto importante,
e le autorizzazioni ambientali, e indica di che cosa stiamo parlando, di una valutazione integrata di impatto ambientale sanitario. La parola integrata lo so che equivoca, purtroppo c'è un larghissimo abuso dall'autorizzazione integrata ambientale, che spesso, molto spesso, come nel caso dell'ILVA, integrata proprio non è, però diciamo è un'aspirazione ideale. Quindi qui oggettivamente le esperienze sono state anche in qualche modo contrapposte, nel senso che sono punti di vista differenti, è una materia de iure condendo, in cui sostanzialmente ci sono alcune esperienze, oltre a quella nostra pugliese e quella successiva, reattiva, del decreto ministeriale Balduzzi-Clini, ci sono tante altre esperienze, in Lombardia, in Piemonte, in Emilia, il progetto Supersito, che è una bellissima esperienza integrata davvero, molto importante, in cui c'è molta ricerca pure, perché in queste attività, che qui viceversa sono ricondotte ad una funzione diciamo rutinaria, quindi nelle autorizzazioni ambientali, in queste attività in realtà complicate occorre fare viceversa approfondimenti che escono dal dominio puro delle istituzioni ambientali e sanitarie, ma inglobano anche pienamente il dominio delle istituzioni di ricerca, quando in realtà sono particolarmente complicate. Quindi qui vedete, c'è stato un intervento di Fabrizio Bianchi del CNR di Pisa, del dottor Forastiere del Dipartimento di Epidemiologia del Lazio, che tra l'altro è come noto l'autore della pregevolissima perizia epidemiologica sull'ILVA di Taranto, che è stato alla base di una serie di problemi. E questa è l'impostazione proposta dall'Istituto Superiore di Sanità sul danno sanitario e il decreto cosiddetto Balduzzi-Clini, un decreto che sostanzialmente ha come punto di entrata nel processo, nella flowchart organizzativo, la verifica del rispetto del limite normativo. Questo è un elemento piuttosto è una vexata questione. Questo ritengo che sia un grave errore partire come input, è una mia opinione personale, perché partire come input dal valore delle concentrazioni a livello del recettore dell'inquinante, del coronante, che se appunto nei limiti sostanzialmente di fatto blocca la procedura della valutazione di rischio e con effetti abbastanza discutibili. E, ripeto, c'è stato questo approfondimento metodologico dei due colleghi epidemiologi del sistema agenziale. Nel sistema agenziale abbiamo delle esperienze abbastanza diciamo importanti e specifiche di alcune agenzie in cui ci sono avanzate competenze di epidemiologia ambientale, come quelle rappresentate dai colleghi di ARPA Piemonte, ARPA Emilia Romagna, ma naturalmente anche in ARPA Marche, in Toscana, in Friuli stesso, in qualche modo più recentemente anche da noi. E appunto un approfondimento di tipo tematico che poi è stato faceva parte del gruppo di lavoro del sistema agenziale proprio sulla tematica ambiente e salute, e che come vedrete alla fine prevedeva una definizione di linee guida, di cui invece abbiamo dato soltanto i titoli, proprio a dimostrazione del fatto che si tratta di un work in progress, che la cosa principale qui non era definire, perché non siamo in condizioni in questo momento di definire chi deve fare cosa in tutti i processi, in tutte le fasi di ciascun procedimento amministrativo, quindi via, VAS, AIA o addirittura AUA, non siamo in queste condizioni, anche perché questo percorso non può essere fatto unicamente da noi, deve comunque trovare una forma di concertazione con l'Istituto Superiore di Sanità, che è comunque in generale col mondo della sanità. Queste sono le presentazioni, vedete che anche questa sessione c'erano prevalentemente in questa sessione
medici, sono tutti medici, con l'eccezione dei colleghi dell'Istituto Superiore di Sanità. L'esperienza riportata dalla dottoressa Ancone, dello stesso gruppo del Dipartimento di Epidemiologia del Lazio, si riferisce agli inquinanti inalatori, e questa è l'esperienza del mio collega medico del lavoro come me, è stato mio studente di dottorato ormai 35 anni fa, e il ruolo dell'igiene occupazionale e della tossicologia. E a un certo punto è sembrata durante il convegno che il problema fosse tutto interno al mondo sanitario, e come ha detto Francesco Parastiere, un problema da risolvere con una partita a calcetto tra epidemiologi e tossicologi per definire chi è più bravo. Il problema non è così, ovviamente, innanzitutto perché il problema non è tutto interno al mondo sanitario, il problema coinvolge in primis dato che si tratta di autorizzazioni ambientali, coinvolge in primis il sistema delle agenzie. La materia è le autorizzazioni ambientali, e noi parliamo di ambiente e salute umana all'interno delle autorizzazioni ambientali. Quindi per due volte torna il tema ambiente, mentre la salute c'è soltanto una volta. Quindi non può essere una partita decisa ai calci di rigore di una partita a calcetto. Il problema è se prevalga l'epidemiologia, ovvero se prevalga un'impostazione considerata così tossicologica, che in realtà non è propriamente tossicologica, ma è tutta l'impostazione integrata del risk assessment, che è praticamente quasi tutta di competenza ambientale, se si vuole tutta di competenza ambientale, dato che l'ultima parte, quella appunto che traduce le stime delle concentrazioni a livello del recettore in rischi sanitari, può essere agevolmente effettuata anche all'interno del, come facciamo noi, come fanno i colleghi di quelle regioni in cui c'è una competenza specifica in quel settore, attraverso appunto la definizione delle cosiddette reference dose oppure dello unit risk cancerogeno per calcolare lo slope factor attraverso il quale si perviene alla stima del rischio cancerogeno. E questa è la slide simpatica del mio amico professor Cavallo, che appunto ha proposto il modello del risk assessment e del risk management, che è un modello di cui noi, tra l'altro il modello EPA, un modello di cui rivendichiamo la paternità culturale a livello planetario attraverso i colleghi dell'EPA, e che quindi è in larga misura nell'ambito del dominio del sistema agenziale. E questo è il punto, il problema non in questo momento secondario della definizione dell'accettabilità del rischio cancerogeno, che può essere riferito utilizzando il criterio di PA a 1 su 10.000, un valore che nessuno studio epidemiologico potrebbe identificare, data la bassa numerosità degli studi coinvolti nelle popolazioni, spesso poco numerose, che si trovano intorno alle sorgenti industriali emissive. E questo è interessante, il collega Michele Conversano, che è il direttore del Dipartimento di Prevenzione di Taranto, con cui abbiamo un rapporto di integrazione buono, diciamo, ottimo impossibile, direi molto buono, decisamente buono, ma in alcuni angoli della sua presentazione si intravedono questi principi dell'apartheid medico, della superiorità intellettuale del medico e della medicocentricità del processo, e si riscontrando i ritardi dal punto di vista della sanità pubblica, perché gli operatori di sanità pubblica sono comunque chiamati sia nelle procedure VIA, sia nelle AIA nazionali, spesso anche nelle AIA provinciali e regionali, se ci sono chiamati a dare pareri senza avere nessuna. Ho visto delle cose incredibili scritte
dai miei colleghi della ASL, a proposito di pareri, due righe, di solito si appoggiano ai nostri pareri per dire seguiamo i pareri dell'ARPA e quindi c'è o non c'è pericolo per la salute sulla base di quello che gli diciamo noi di fare, che oggettivamente non è una cosa particolarmente rilevante, forse nemmeno tanto dignitosa. E si evidenziava la difficoltà, vedete, questi sono questi ingranaggi che non girano perché c'è una difficoltà di comunicazione e collaborazione, viene citata. Michele Condazzano è il presidente della Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva, la più importante società medica di sanità pubblica, quindi è oggettivamente un opinion leader nel settore, cioè una persona da considerare. Questo porta, avevo voluto farvi vedere questa slide, che corrisponde a un atteggiamento, appunto, quello che descrivevo prima, di un medico che sta in una conferenza di servizi di cui non capisce assolutamente niente e dorme e scrive due o tre cose sulla base di quello che sente in un contesto in cui si sente oggettivamente estraneo. E l'auspicio poi finale è che si determini questa sinergia. E ovviamente questa sinergia non può essere il dominio di uno sull'altro, ma deve essere ovviamente il pieno rispetto dell'autonomia professionale dell'istituzione, diciamo, della sorella, e questo va oggettivamente rimarcato. Ah, quello che vorrei dire è che, vedete, noi abbiamo fatto concludere la sessione a Loredana Musmeci, che è collega dell'Istituto Superiore di Sanità, a dimostrazione del fatto che non abbiamo assolutamente nessuna velleità egemonica, siamo aperti, e anche le proposte che sono fatte rappresentano punti di vista, esperienza, discussioni che ovviamente in ambito scientifico anzi è opportuno fare la luce del sole, e sarebbe opportuno sempre di più fare la luce del sole non mediati attraverso effetti protettivi di autorità politiche che spingono in un modo da una parte o dall'altra, che non dovrebbero interessarci nel momento in cui definiamo metodologie di rilevanza come quelle che sono oggetto di discussione. E quindi voglio rimarcare il fatto che sia stata Loredana Musmeci a concludere, auspicando appunto che ci sia rapidamente un incontro in modo tale da da valutare le linee guida che noi ci accingiamo a definire secondo l'indice che abbiamo proposto. Infatti il nostro intervento proposta di linee guida, in realtà non c'è nemmeno la proposta, c'è solo l'indice dei vari punti in cui è necessario definire in ciascuna fase di ciascun processo autorizzativo l'interazione ambiente e salute umana. Questo molto bello è stato l'intervento di Mario Cirillo, che ha evidenziato di ISPRA le criticità nelle procedure di via VAS nazionali per quanto riguarda proprio la componente salute umana. Dobbiamo sempre ricordarci che non c'è soltanto la salute umana. E questo è l'intervento mio con l'esperienza della nostra. Allora, tutte queste procedure, sia l'esperienza della legislazione pugliese, sia quella, ripeto, reattiva, del decreto Balduzzi-Clini, in realtà si riferiscono a monitoraggi post-autorizzativi. E quindi entrambe in linea di principio non affrontano il vero problema, che è definire cosa si deve fare dentro il procedimento amministrativo, non nel monitoraggio successivo, perché se si dà importanza ad una tematica di questo tipo, bisogna ricondurla nel procedimento amministrativo, definendo la nocività sanitaria delle emissioni che devono essere autorizzate. Non si può, è abbastanza singolare che una tematica che è oggettivamente così complicata, così rilevante, che è quella alla base della percezione del rischio soggettivo delle popolazioni, cui bisogna dare una risposta, venga limitata semplicemente alla fase del monitoraggio post-autorizzativo. È singolare e anche pericoloso, perché noi autorizziamo un imprenditore a svolgere attività produttiva con investimenti di capitale di rischio cospicui,
con il rischio che a un certo punto, dopo l'autorizzazione, nella fase di monitoraggio, qualcuno gli dica: no, tu stai uccidendo, stai determinando effetti gravi, devi investire 10 miliardi di euro in più se vuoi che noi continuiamo a darti l'autorizzazione. Non ha molto senso in una logica di sostegno alle imprese per, in vista della sostenibilità, è dentro il procedimento amministrativo. Qui siamo invece sempre in una fase di valutazione post autorizzativa. L'approccio della cosiddetta VDS dovrebbe chiamarsi, l'ho detto, valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, VIAS, e qui l'approccio è viceversa, parte dalle emissioni di quella industria, quindi non parte dai dati nel territorio, parte dalle emissioni e si valuta l'impatto sanitario di quelle emissioni attraverso inventario delle emissioni, gli SME, i modellisti atmosferici e i modellisti meteo, stima delle concentrazioni del recettore, esperti GIS che quantificano questo e poi utilizzazione dei coefficienti, diciamo, di tipo tossico, e qui vedete un'enorme riduzione del rischio, però residua un giallo che a noi piacerebbe vedere verde. Questo tipo di approccio porta a delle situazioni importanti. Abbiamo fatto sia la metodologia dell'Istituto Superiore di Sanità, sia la nostra, oltre ad avere in comune il fatto di essere post-autorizzative, erano entrambe, considerano solo il rischio inalatorio. Invece questo intervento congiunto, anche questo interistituzionale, tra il collega del ZS, Centro di Riferimento Nazionale per i microinquinanti, diossine, soprattutto i PCB negli alimenti, e il dirigente del nostro laboratorio microinquinanti di Taranto, e vabbè, l'esperienza nostra sia congiunta, perché la ASL invia giustamente i campioni sia nei mitili sia nella produzione ovicaprina, quindi latte, formaggio, eccetera, uova, invia a Teramo per la determinazione analitica. Poi alla fine c'è stato questo è il mio intervento, in cui specifico, riprendendo un articolo pubblicato su epidemiologia e prevenzione, che l'epidemiologia deve entrare dentro la governance ambientale ordinaria non necessariamente attraverso studi epidemiologici, ma attraverso il riferimento a quei coefficienti che sono ottenuti spesso sulla base di studi epidemiologici, diciamo, considerati di riferimento nella letteratura scientifica, oltre che su studi di tossicologia sperimentale. Quindi proponendo alla fine un approccio di divisione di competenze tra le istituzioni ambientali e quelle sanitarie, in cui in verde c'è la competenza ambientale, che va appunto dagli inventari delle emissioni fino alla cosiddetta stima della dose esterna, cioè le concentrazioni dell'inquinante a livello del recettore, per poi nella successiva fase della filiera la competenza diventa prettamente sanitaria, cioè con il monitoraggio biologico, quindi dosare gli inquinanti o i metaboliti degli inquinanti nei liquidi biologici, o indicatori di stima, altri indicatori che sono addotti al DNA, sempre il monitoraggio biologico, indicatori di effetto o indicatori di evento sanitario, ricoveri, mortalità, incidenza tumori, eccetera. Lasciando viceversa l'epidemiologia ambientale ad una funzione attiva integrata di sistema, in cui poi chi la sa fare la fa, come dice il mio amico Pietro Comba, gli studi di epidemiologia ambientale non possono essere assegnati ope legis. Chi li sa fare, essendo attività di ricerca, chi li sa fare li fa, di solito sono istituzioni sanitarie, ma se ci sono viceversa esperienze virtuose, come quelle prima citate, di ARPA Piemonte, ARPA Marche, ARPA Emilia Romagna, l'epidemiologia ambientale può essere fatta, ma ovviamente è un'attività integrata di sistema. Ora termino portando alla vostra riflessione il passo avanti rilevante, molto parziale, introdotto dal recepimento della direttiva 78-2010 con il decreto legislativo 4 marzo numero 46, e in cui
viene modificato l'articolo 29 decies comma 11 ter della 152 inserendo questa comma 11 ter: il periodo tra due visite in loco non supera un anno per installazioni che presentano i rischi più elevati, 3 anni per installazioni che presentano i rischi meno elevati, 6 mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza. Tale periodo, cioè il periodo tra un'ispezione e la successiva, questa è bella perché è italiana, questa è determinato tenendo conto, l'ho cercato in vano nella direttiva madre, questo riferimento all'intervallo tra due ispezioni successive, è determinato tenendo conto delle procedure di cui al comma 11 bis lettera D, sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla regione o provincia autonoma sui rischi ambientali, che considera almeno, al punto A, vedete cosa viene, gli impatti potenziali, sia reali, delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissione, della sensibilità dell'ambiente locale addirittura, e del rischio di incidenti. Quindi, come vedete, un passo avanti incredibile, non c'era, quindi è stata aggiunta sta cosa. Abbiamo fatto, come si dice, tanto casino che qualche cosa è stata introdotta anche nella legislazione nazionale su questa tematica. Ora, se andiamo a vedere viceversa la direttiva di riferimento, che è questa, quella del 2010, prima citata, questa in realtà, articolo 23, parlando di ispezioni ambientali, recita così: è la valutazione sistematica dei rischi ambientali, dovrebbe quindi. Non nel periodo tra un'ispezione e la successiva, non intervallo tra un'ispezione e la successiva, ma giustamente la valutazione sistematica dei rischi ambientali dovrà essere fatta su almeno i seguenti criteri. E il primo criterio è appunto quello che sta tradotto e inserito nel decreto legislativo italiano come specificazione dei criteri per definire la periodicità delle ispezioni. L'impatto potenziale reale delle installazioni per il riferimento alla salute umana e all'ambiente, prendendo in considerazione i livelli e tipi di emissioni, la sensibilità dell'ambiente locale e il rischio di incidenti. E ovviamente la traduzione è quello che poi è stato tradotto in italiano nel decreto legislativo, ma inserito in tutt'altra specifica, che è rilevante purtroppo. Indica quello che continua ad essere il problema del legislatore italiano e delle autorità che seguono, che poi interpretano le norme, perché le direttive europee prevedono chiaramente il fatto che si faccia una valutazione di nocività delle emissioni da autorizzare. Da noi questo non c'è, non è espresso, non ci sono linee guida, le dobbiamo creare noi. E ora a fatica entra il principio di utilizzare comunque queste valutazioni di impatto sulla salute umana, e che nella direttiva era riferita, aveva un riferimento giusto, una dignità autonoma di carattere generale, e che viceversa nel decreto legislativo italiano è in qualche modo quasi stranamente vincolato al raggiungimento dell'obiettivo di definire la periodicità dell'ispezione. Una cosa abbastanza singolare, una cosa così complicata che tra l'altro ci costa molta fatica, tante competenze diverse, ingegneri, fisici, chimici, biologi, tutti integrati in filiera, esperti GIS, tutti integrati in filiera per arrivare a quei grafici giallo-verde che avete visto, tutta questa enorme fatica semplicemente per definire la periodicità delle visite ispettive è abbastanza francamente ridicolo quello che è successo in questo momento. Ciò non di meno rappresenta comunque almeno il recepimento del principio, che prima non c'era. E ci saranno ancora numerosi passi avanti che dobbiamo fare se vogliamo evitare situazioni che da Taranto, come vedete, si sono poi allargate a Vado Ligure, cioè che la governance ambientale venga stabilita dai magistrati che, approfittando del fatto che loro ritengono non affrontata questa tematica nei procedimenti amministrativi, se ne appropriano
trovano l'epidemiologo compiacente che gli non mi fate commettere un reato, non voglio dire che gli fa la perizia su misura, ma comunque diciamo che gli mostra una situazione di un certo tipo e da questo dipendono poi conseguenze drammatiche sull'industria manufatturiera italiana, che non è tutelata sufficientemente nei procedimenti amministrativi. Quindi questa è la nostra esperienza. L'obiettivo è, quindi, è stata una formidabile esperienza di tipo culturale integrata tra le varie istituzioni. Non c'è un lieto fine, potrebbe anche non esserci mai il lieto fine, perché ripeto, gli equilibri sono sempre dinamici e tutto dipende poi dalla buona disponibilità, dalla comprensione, se c'è, della necessità di avere questi strumenti. Se in qualche modo posso aver contribuito a farvi comprendere la necessità di coprire nelle fasi amministrative problematiche che altrimenti ci sono alienate e sono gestite con effetti devastanti dal magistrato penale, probabilmente riusciremo ad arrivare a queste linee guida concertate tra noi e le istituzioni sanitarie, in modo da finalmente da rendere veramente marginale, come auspicava il procuratore capo di Brindisi, l'attività della magistratura penale soltanto a casi residui, possibilmente nessun caso in assoluto, come dovrebbe avvenire, per evitare che noi abbiamo questa etichetta negativa che ci caratterizza e che probabilmente rende difficile a un investitore straniero mettere un euro nel sistema produttivo manufatturiero italiano. Questo è tutto.